Ciao a tutti! Ciao ragazzi, benvenuti nella cucina di Veggie Situation. Io sono Filippo. E io sono Jurgita. Ci trovate qui su YouTube, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella così rimanete aggiornati su tutti i nostri video. Oppure anche sui nostri canali social, Instagram e Facebook. Il video di oggi è dedicato al grano saraceno. Il grano saraceno è un pseudo cereale privo di glutine, è una buona fonte di fibre minerali ed è molto ricco di proteine. La preparazione di oggi prevede il grano saraceno germogliato, che noi abbiamo già preparato per voi e adesso vi spieghiamo come si fa. Per far germogliare il grano saraceno i procedimenti sono questi: sciacqua bene il grano saraceno, metti in ammollo in abbondante acqua per circa 8 ore, risciacqua un'altra volta molto bene, poi grazie a un colino togli tutta l'acqua in eccesso. Mettili dentro a un contenitore tipo questo, un barattolo di vetro, chiudilo con un panno pulito e fissalo con un elastico ed infine riponi il barattolo in un luogo buio. Ricordati di sciacquare i grani due volte al giorno finché non vedi apparire dei piccoli germogli, di solito ci vogliono 24-36 ore. E dopo circa 2 giorni i tuoi germogli sono pronti per essere utilizzati. La germinazione attiva nutriente rende i semi più completi sotto il profilo nutrizionale. Possono essere poi mangiati freschi oppure essiccati a bassa temperatura per renderli croccanti e per poterli conservare più a lungo. Adesso andiamo a preparare la nostra granola. Quindi per la ricetta di oggi, che è la granola al grano saraceno germogliato e cacao, ci servirà il grano saraceno germogliato, del cacao amaro, sciroppo d'acero, dei mirtilli rossi essiccati, nocciole, cocco essiccato e un pizzico di sale. Mettiamo 200 g di grano saraceno germogliato in una ciotola grande. Aggiungiamo 30 g di cacao, meglio se cacao crudo perché andiamo a fare una ricetta crudista. Aggiungiamo 30 g di mirtilli rossi essiccati, 2 cucchiai di nocciole tritate, 2 cucchiai di cocco essiccato, un pizzico di sale e 80 g di sciroppo d'acero. Mescoliamo il tutto. Per amalgamare meglio il composto, aggiungiamo un goccio d'acqua. Ragazzi, dopo aver mescolato tutti gli ingredienti insieme, abbiamo ottenuto questo composto qua che andremo a essiccare con l'essiccatore a bassa temperatura, non oltre 42 gradi. Preparata in questo modo, la granola rimane raw, ovvero cruda, e quindi mantiene tutte le proprietà nutrizionali. Se non avete l'essiccatore in casa, potete utilizzare il vostro forno a 50 gradi con lo sportello leggermente aperto. Stendiamo la nostra granola su un piano dell'essiccatore. Come vedete sono venuti 2 vassoi che adesso andremo a inserire nel nostro essiccatore e ci vorranno circa 12 ore di essiccazione. L'essiccazione è partita! Yeah! Ragazzi, dopo circa 10 ore di essiccazione, la granola dovrebbe essere pronta. Andiamo a vederla. Come vedete, è tutto secco e sono dei pezzettini croccanti.
granola è pronta e adesso la trasferiamo in un barattolo di vetro. La nostra granola è pronta, è venuto un barattolo veramente enorme. Ci durerà un sacco. Grano saraceno germogliato ed essiccato. Cacao crudo. Mirtilli rossi essiccati. Sciroppo d'acero. Cocco essiccato. Un pizzico di sale. E tanto amore. Tanto amore. Ragazzi, questa granola la potete utilizzare in vari modi. Come uno snack, a colazione nel latte o nello yogurt vegetale. Oppure arricchire i vostri smoothie bowls. Ragazzi, se vi è piaciuta la ricetta, lasciateci un bellissimo like. E un vostro commento qua sotto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!